Guardate gente con quanta roba dormo addosso io. Una, due, tre coperte di pile. La mia giacca di che ha 40 anni. Trapunta, cioè qui fa freddo, ancora freddo. Ovviamente come tutte le mattine vado ad aprire le serre, così almeno passa un po' di aria. Buongiorno ragazze, buongiorno. Questa è buonissima, mangiata ieri sera, eccezionale. Le zucchine stanno crescendo bene. Fragole, questa è la novità. Questa è bellissima. Adesso andiamo a passeggiare, che ci fa bene. La pappa ai gatti adesso. Sempre con un po' d'acqua filtrata anche a loro. Infatti sono sempre belli e sani. Ragazzi, la mia colazione è già pronta, come vedete. Cereali, orzo, un po' di zucchero e latte. Andiamo a passeggiare. Guardate che bel sole. Fresco stamattina. Vedete? Non dico che fa sempre freddo. C'è umidità, ma andiamo, che ci aspetta. Cammino in mezzo alla strada, ragazzi. E poi c'è questo fresco che mi sveglia completamente, troppo bello. Allora ragazzi, io ne approfitto per dirvi che domani torno a lavoro. Oggi è domenica per me e domani è lunedì 4 e siamo soltanto in due, appunto. C'è un ragazzo, un mio collega che è in produzione, e ci sono io e il direttore. Tra l'altro abbiamo già ordini, abbiamo un sacco di ordini, mi hanno già detto. E arriveranno addirittura 5 consegne, quindi in due tir diversi, quindi sono, sì, lavoro ce n'è. Vedete che meraviglia, ragazzi? È bellissimo. Questa qui alle mie spalle, ragazzi, vedete? Questa casa qua è una nursery, è un asilo nido. E qua si possono fare attività in casa, è una cosa che a me piace un sacco. Io sono contento perché torniamo alla normalità e poi ritorno a prendere il mio 100%, perché attualmente prendo l'80%. Cioè, il mattino fa veramente fresco e a me questa cosa piace e mi dà una gran carica, ragazzi. È un po' come fare la doccia fredda. È bello, è bellissimo. Io mi sento rigenerato e rinnovato da quando abito qui, che ho cambiato vita. Se potete, fatelo anche voi, non so come, ma date una svolta ai vostri giorni, al vostro futuro, anche con cose semplici a volte. Io ho cambiato vita, venendo qua mi dà una carica, mi sento veramente contento. Avremo modo di parlarne. È così, ma guardate che quartierino stupendo, proprio bello, eh. Fa tutto il giro così, e da qui io mi ritrovo dall'altra parte.
Io ho esattamente un quarto d'ora per fare questa cosa, 20 minuti, a volte mezz'ora, lo allungo anche, dipende perché poi sono tutte viette che puoi andare un po' dappertutto, no? Vedete? C'è pendenza. Io faccio tutte le mattine questo giro, mi spiace per il riflesso della luce, che siete contro luce, ecco, mi metto così. Poi andiamo a vedere la panca in versione, mi raccomando lì, se la prendete fatene buon uso e consultate se potete, anzi sarebbe meglio consultare un medico. Io ho sentito il mio chiropratico e ha detto che fa bene, in base anche alla vostra età, tutte queste cose qua, anche perché c'è tanta pressione, cioè andate sotto sopra, o come si dice qui in Inghilterra, upside down. Ragazzi, adesso vi porto in un posto segreto. Allora, guardate qua che meraviglia. Vedete, ci sono le case. E qui tra le case, ragazzi. E voilà. Sorpresa. In mezzo alle case, così uno non lo vede neanche. E c'è questo parco. È bellissimo, ragazzi. Qua ci vengono spesso i bambini. È un piccolo parco tra le case, così. Vi faccio scoprire gli angoli di Weston Favell. Bello, eh? Adesso io passeggio e ho corso un pochino. Ho giusto giusto il tempo per tornare a casa. Di là, dove c'è il sole, si va verso il centro commerciale. Andate a vedere il video di San Valentino e lì vedete la passerella sopra la tangenziale. Adesso io vado di qua, che andiamo a casa. Abbiamo fatto il giro intero del quartiere. Alle 6 e un quarto circa sono di ritorno, 6 e 20, ecco. In modo che ho 10 minuti per far colazione, 10-15 minuti per far colazione e parto alle 7 meno 5 di solito per andare a lavorare. Questa è la routine che faccio e che non ho mai cambiato, ragazzi, tutti i giorni. È così. Guardate che belle ste ville. Amazing. Beautiful. Questa zona, ragazzi, è bellissima. Ed ecco la nostra casetta, ragazzi. Eccoci ritornati a casa, adesso andiamo a fare gli esercizi. Andiamo in palestra. Adesso faccio i miei esercizi e poi andiamo a fare anche la panca in versione. Tappettino. Questa cosa qui è utile per mantenere le distanze tra i dischi che la sto usando, mi sto trovando molto molto bene. Ragazzi, trovate il link in descrizione, così se volete la prendete. Adesso costa anche molto meno di quello che avevo comprato io tempo fa.
Voi mettetevi le cinture, ci sono le cinture qua dietro. Io non la metto perché ormai... E si va giù piano 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 piano. Andate giù piano. Eccoci qua. Questo è il massimo, però volendo si può anche togliere tranquillamente la barra. Così andate giù di... Fate il 180 gradi. Io di solito lo faccio così. Chi viene giù con me? Spero di tenere la telecamera. Spero di farcela. Ah, la pressione è assurda. No, veramente ragazzi, va benissimo questo. E contate 2 minuti. Io di solito uso il cellulare. Potete tenerlo giù in basso, qui in tasca, per fare basta che vi scatti. E fatelo pian pianino, fate delle sessioni da 15-20 secondi, un po' per volta, perché chiaramente io adesso sono abituato, lo faccio tutte le mattine, però chiaramente chi non è abituato... Tirarsi su con una mano sola è veramente dura. Ovviamente se togliete il fermo, vedete? E qui c'è tanta pressione, eh? Ed eccoci giunti a sera, amici. Io domani mattina ricomincio ad andare a lavorare perché sono stato chiamato dalla mia ditta. E devo dire anche fortunatamente. Poi devo dirvi anche che è esattamente un mese che sono a casa. Qui vi lascio il video, eccolo qua, di quando sono rimasto a casa, sì, che ho cominciato la quarantena. E nel frattempo vedete alle mie spalle uno schermo verde, perché fra poco vi annuncio già che ho già in cantiere 2 bei video, di cui uno veramente interessante, che proveremo e testeremo cibo inglese. Quindi rimanete collegati su questa cosa qua e faremo questo bellissimo unboxing. Già vedete la luce, guardate un po', abbiamo un sacco di cose da portare nei prossimi video. Speriamo che vi sia piaciuta. Chiaramente lasciatemi ragazzi un like per sostenere il canale e iscrivetevi attivando la campanella, così rimanete sempre aggiornati. Mentre per quanto riguarda Instagram potete seguirci lì e avrete sempre contenuti, come dico sempre, aggiuntivi ed esclusivi, come foto, post, e sapete già in anticipo cosa uscirà nel prossimo video. Ragazzi, noi ci vediamo a brevissimo, chiaramente. Io domani mattina comincio alle 7:30, quindi vuol dire alzarsi alle 5:50, dove andrò a fare gli esercizi che avete visto in questo video. Ricomincerò la mia routine tale quale, che tra l'altro io non ho mai smesso. Ci vediamo ragazzi, ciao ciao.